Ciao da Luci! Oggi ho pensato di farvi vedere un progettino adatto per le principianti che stanno seguendo il corso base d'uncinetto. Naturalmente può essere uno spunto anche per le esperte, perché è una fascia per capelli molto semplice che può essere realizzata anche appunto dalle esperte dell'uncinetto. Ora sigla. E poi partiamo. Partiremo con realizzare 20 catenelle più 2 per alzarci. Quindi avviamo le nostre catenelle. La prima. Quindi questa conta come 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 catenelle. Le 20 catenelle, adesso vi dico quanto misureranno. Perché ve lo dico? Perché se cambiate uncinetto o filato, vi servono più che altro le misure invece che le catenelle, perché ovviamente se usate un filato più grosso, sicuramente le catenelle saranno meno per raggiungere la stessa lunghezza. Se userete un filato più sottile, sicuramente dovrete fare più catenelle per raggiungere la misura. Quindi adesso vi dico la misura che ho raggiunto con 20 catenelle. Con 20 catenelle io prendo il mio metro e vado a misurare. Allora sono 11 centimetri all'incirca, quindi poco più o poco meno. Comunque rimaniamo sui 10-11 centimetri di larghezza. Perché dico larghezza? Perché noi adesso andremo a lavorare in verticale per poi usare la fascia in orizzontale. Quindi verrà sviluppato in questo senso, ma si lavorerà in verticale, quindi salendo, di modo che la fascia risulterà più elastica, perché come vi ho insegnato la catenella è rigida, quindi potrebbe tirare la fascia. Io preferisco, quando faccio le fasce per capelli, sempre lavorarle in verticale, in modo che poi ci sia elasticità appunto per la nostra fascia, in questo caso per capelli. Quindi continuiamo col fare le nostre prime maglie. Partiamo quindi aggiungendo 2 catenelle, che saranno appunto le catenelle che noi usiamo per alzarci, perché questa fascia per capelli la lavoreremo tutta a mezza maglia alta. Quindi dovrete seguire il corso numero 2, se non vi ricordate come si fa la mezza maglia alta. Quindi filo sull'uncinetto, contiamo 3 catenelle dall'uncinetto, quindi una, due, ed entriamo nella terza catenella. Estraiamo il filo e usciamo da tutti e 3. E abbiamo fatto la nostra prima maglia. Entriamo nella prossima catenella, scusate, gettiamo il filo, entriamo nella prossima catenella, prendiamo il filo, lo estraiamo e usciamo da tutte e 3. Quindi stiamo facendo la mezza maglia alta. Ora io non mi soffermo più di tanto sulla lavorazione della mezza maglia alta, perché le esperte lo sanno già fare e le principianti hanno il corso numero 2 da seguire. Quindi se seguono quello sanno come si fa la mezza maglia alta. Questo è anche per non farvi annoiare mentre imparate a lavorare all'uncinetto. Quindi vi faccio realizzare già un progettino facile facile, di modo che voi non vi annoiate mentre vi esercitate ad imparare come si fanno le maglie. Se preferite potete usare la maglia alta, se preferite potete usare la maglia bassa. Io ho ritenuto che la mezza maglia alta fosse l'ideale per questa fascia, perché
perché rimane un po' più chiusa, un po' più spessa e quindi di conseguenza anche un po' più calda. Se invece volete farla in cotone, per i neonati potete tranquillamente farlo. Potete usare esattamente o la stessa maglia o la maglia bassa. Vi consiglio per i neonati la maglia bassa o la mezza maglia alta. La maglia alta risulterebbe un po' troppo, in quanto la dimensione della fascia per bambini sicuramente è più ridotta. Anche se voleste fare dei portatovaglioli, perché si presta molto bene, vi consiglio di usare la maglia bassa invece della mezza maglia alta. Come vedete, abbiamo fatto il nostro primo giro. Chiacchierando, ci siamo arrivati. Ora vi faccio vedere il secondo giro, giusto per le principianti. Dopodiché vi faccio vedere appunto come si crea la fascia. Per proseguire, 2 catenelle per alzarci, sapete che queste sono d'obbligo. Dopodiché filo sull'uncinetto, si entra nella primissima, vedete, primissima asolina e si continua con la nostra mezza maglia alta in questo modo. Vi faccio vedere anche il secondo giro solo ed esclusivamente perché così rispolvero la mezza maglia alta per le principianti, ma sarà così fino a raggiungere all'incirca 50-55 centimetri, che è la misura generalmente del diametro della testa. Tenete conto comunque che la fascia, essendo lavorata in verticale, rimarrà molto più elastica che lavorata in orizzontale. Potete farla anche in orizzontale, ma vi risulterà sicuramente più dura. Quindi vi consiglio di non perdere l'elasticità lavorandola in verticale. Andiamo a fare le ultime maglie. Mi tiro un pochino il filo perché il gomitolo è libero ma si incastra. Ecco qui. Andiamo a fare le ultime 2 maglie, vedete l'ultima, la penultima, scusate, e l'ultima è proprio questa qua, vedete? Questa è l'asolina, la prendo da dietro per farvela vedere, della maglia. Quindi io ci entro da davanti, chiudo e catenelle, volto il lavoro. Allora, andate avanti così fino ad avere il raggiungimento di quello che ora vi faccio vedere. Ecco qui, dopo vari giri di lavorazione, siamo arrivati ad avere la nostra fascia. Perché ve l'ho fatta lavorare in verticale? Perché vedete, è elastica. Se noi l'avessimo lavorata in orizzontale, quindi facendo la catenella già lunga giusta e facendo solo qualche giro, la catenella tirerebbe e non avrebbe questa elasticità la nostra fascia. Ora tiriamola bene così e vi dico di quanti centimetri l'ho fatta. Allora partiamo da qui e arriviamo qui e sono esattamente 50 centimetri. Tenete conto che poi, se anche doveste avere la circonferenza della testa, scusate, di 55 centimetri, la fascia comunque si allarga e poi col tempo si lascerà un po' andare, quindi fatela magari un pelino più stretta per far sì che non vi scivoli poi dalla testa. Ora proseguiamo con la chiusura e quindi la realizzazione effettiva della nostra fascia per capelli. Ci muniamo di ago da lana. Allora, se avete chiuso, tenete il filo bello lungo, così non dobbiamo aggiungere altro filo. Allora, scegliete il dritto del lavoro. Come si capisce il dritto del lavoro? Noi abbiamo iniziato e la catenella deve essere, vedete, deve essere con questa costina verso di noi. Questo è il rovescio, vedete che la costina non è verso di noi. E poi il dritto e il rovescio lo riconoscete proprio dal fatto
voi forse l'occhio per l'esperta è più semplice, ma per la non esperta, diciamo, non lo è, risulta un pelo più lucido sul dritto che sul rovescio. Infatti, vedete, la differenza è minima, ma c'è. Comunque, prendete il dritto, lo girate appunto sul rovescio, mettete così le due, i due lembi, quindi due lembi, poi infiliamo il nostro ago. Naturalmente io taglierò per essere un po' più pulita, per avere un po' più di pulizia per poter infilare la crona. Ecco fatto. Dopodiché andremo a fare in questo modo. Prendiamo i lembi e li chiudiamo così, a metà. Questo è il filo della codina, quello che ci serve. Questa è la codina che poi andremo a nascondere. Allora, li infiliamo semplicemente uno dentro l'altro, in questo modo. Dopodiché prendiamo il nostro filo. Allora, la codina è questa. Allora, facciamo così. Se la codina è questa qui, possiamo anche fare al contrario, cioè in questo modo. Quindi avvolgiamo a sandwich la prima parte e a sandwich la seconda, perché non importa se è da un lato o dall'altro, l'importante è che abbiate le due metà incrociate in questo modo. Ve lo faccio rivedere. Quindi vedete, prendete le due metà, le piegate e poi infilate un lembo dentro una metà e chiudete gli altri lembi all'esterno in questo modo. Ora, aspettate, mi sono aggrovigliata col filo. Ecco qua. Cosa facciamo? Entriamo prendendo tutte le costine, se ci è possibile. Quindi andiamo bene anche dentro, alziamo bene il lavoro che c'è dentro perché ci servono tutte le costine in questo modo e andiamo a cucire. Quindi uno, entriamo in un'altra costina. Mi raccomando, prendetele tutte, anche quelle del lavoro all'interno. Altrimenti viene fuori un macello, vi ritrovate la fascia che si apre. 2, di nuovo prendiamo tutte le costine, vedete anche quelle da dentro, in questo modo. Tiriamo di nuovo tutte le costine, vediamo se sto prendendo bene anche quella dentro. Ecco, vedete quella dentro scappa un pochino e allora dobbiamo tirarla fuori per essere sicuri di prendere anche lei. Così, di nuovo usciamo. Adesso prendo anche lei perché l'ho tirata su bene. Usciamo. Insomma, andiamo a cucire tutte le nostre costine fino alla fine. Controlliamo bene, sempre di prendere tutte le faccette, tutti i lembi, mi raccomando, perché sennò viene un macello. Quindi siamo all'ultimo giro, vedete, le ho prese tutte. Allora, questo non è un lavoro nuovo, non è un lavoro inventato da me, non è un lavoro che c'è già sul web da tanto tempo. Lo sto facendo vedere appunto per le principianti, perché loro possano comunque realizzare un progettino carino mentre imparano a lavorare. Se poi c'è qualche esperta che non la conosceva ancora, cosa che dubito perché è una fascia molto abbastanza famosa, comunque può realizzarla anche la lucina esperta. Allora, siamo arrivati alla fine. Io ho fatto due giri avanti e indietro, quindi adesso vado a nascondere il mio filo, passo un po' di volte avanti e indietro così. Faccio un nodino e poi nascondo, così, vedete? Nodino, entro qui, tiro e poi nascondo, nascondo qui in mezzo alle mie costine. Faccio anche qui un avanti e un indietro prima di tagliare il filo. Ragazze, mi raccomando, quando nascondete i fili, tagliateli bene. Ora posso tagliare il mio filo perché ho chiuso bene qua. Ora nascondiamo anche l'altra codina nello stesso modo.
Mi raccomando, non tagliatele mai, le codine vanno nascoste, quindi le vado a nascondere nella lavorazione. Faccio un'andata e un ritorno in questo modo, vedete? Ora posso tagliare e sono sicura che non si sfila. Ora non ci rimane che rivoltare la nostra fascia e questo è il risultato che otteniamo, che è molto carino. Vedete, abbiamo l'incrocio in questo modo. Quindi abbiamo una fascia con incrocio. Molto molto bella, io ritengo che sia veramente bellissima. Se volete a questo punto potete anche rifinirla, dopo averla incrociata potete tranquillamente rifinire, ma direi che la lavorazione anche senza rifinitura, come vedete, facendo le due catenelle iniziali per alzare, rimane molto pulito il bordo, vedete? Rimane molto pulito, quindi può rimanere tranquillamente così. Questa è la nostra fascia per capelli intreccio. Io spero che vi sia piaciuta. Spero di averla spiegata bene per le principianti più che altro, perché ripeto, per le esperte questo è proprio un lavoro base. Penso che lo sappiano già fare tutti. Però io volevo che le principianti, mentre imparano a lavorare, possano già realizzare qualche progettino, almeno per non annoiarsi mentre lo imparano. Ecco. Io vi saluto, ciao Lucine, vi dico al prossimo video tutorial, vi mando un bacio, ciao, a presto, divertitevi e a realizzare la vostra fascia per capelli.